Anche stasera siamo insieme, grazie siano rese al Signore. Questa sera però restiamo un po' di meno, abbiamo solo 40 minuti. Benedetto Dio anche per questi 40 minuti, dopo ci sono due dirette. Ti raccomando di seguire perché c'è sempre una parola che viene dal Signore. Quando noi abbiamo fame del Signore, il Signore ci dà sempre qualche cosa. Sai la cosa peggiore qual è? Quando non abbiamo fame. Sai quando non hai fame ti possono mettere il piatto migliore davanti. Non ti va. Perché manca l'appetito. Vogliamo dire, Signore, daci fame. Eh? Glielo vogliamo chiedere insieme. Signore, fammi venire la fame. Fammi venire, fammi sentire fame della tua parola, di te, di restare in comunione con te. Che una parte ascolto, una parte leggo, una parte prendo degli appunti perché mi voglio nutrire, voglio avere comunione con te, dall'altra parte mi piego per invocare la tua presenza nella mia vita. Mangiare, bere la parola del Signore, beati gli affamati, perché essi saranno saziati. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Se ci sentiamo poveri davanti al Signore, allora lui ci dà. Ci dà che cosa? Ci dà le cose che appartengono al regno di Dio, che riguardano la nostra salvezza eterna, che riguardano le cose del cielo e senza nulla togliere Dice che per i nostri bisogni umani il Padre nostro sa quello che abbiamo bisogno prima che noi glieli chiediamo. Allora dobbiamo veramente prendere a cuore e seriamente come servire il Signore, come piacere al Signore. Ma una domanda, ma tu vuoi fare la volontà di Dio? Sorella, fratello, parliamoci chiaro. O fai come quelli che fanno capire sempre al fidanzato alla fidanzata che si vogliono sposare, ma dentro non ne vogliono sapere. Se facciamo così con Dio, inganniamo noi stessi. Soretto, tu vuoi fare la volontà del Signore? Frate, vuoi fare veramente? O stai solo per passare il tempo? Questo aumenta il giudizio, perché... Quando tu sai e non fai, dice il Signore che chi sa la volontà del, del suo padrone e non la pratica e non la mette in pratica sarà battuto di molte battiture. Perciò dobbiamo stare attenti, vigilare, passare dalla parte di Dio e dire Signore voglio fare la tua volontà. Prima che andiamo avanti però preghiamo il Signore, preghiamo che lo Spirito Santo ci faccia comprendere quello che ci vuole dire anche stasera insieme. Perché lo Spirito Santo è già dove sei tu, Dio è già dove sei tu, è già dove sono io. Attraverso la sua parola e la presenza dello Spirito Santo crea i concetti chiari nel nostro cuore. È chiaro che poi la risposta dobbiamo darla noi. E gli vogliamo dire sì stasera con tutto il cuore. Preghiamo insieme al Signore che lo Spirito Santo ci possa guidare. Chiudi gli occhi e apri il cuore. Apriamoci a Dio diciamo, Signore, io ho bisogno di comprendere quello che Tu mi vuoi dire questa sera. Sì, sì. Signore, perché tu solo per la presenza dello Spirito Santo nella mia vita, nella tua vita, ci può dare le risposte appropriate. Che il nostro cuore ha bisogno. Signore, in sincerità veniamo a te. Vogliamo restare aperti e sinceri nel dirti parla ai nostri cuori. Te lo chiediamo tutti insieme, Signore, sì, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria al Signore. La domanda è proprio questa, ma tu vuoi fare la volontà di Dio? E guardiamo cosa dice il Signore nella sua parola, nel capitolo 7, verso 17 del Vangelo di Giovanni. Se uno vuole fare la volontà di lui, conoscerà se questo insegnamento è da Dio o io parlo di mio. Leggiamolo insieme. Se uno vuole fare la volontà di lui, cioè la volontà di Dio, conoscerà se questa dottrina, questo insegnamento è da Dio o se io parlo di Mio. Questo lo dice Gesù. Ma serve anche per noi stasera, perché il Signore parla a noi attraverso la Sua parola, chiedendo, dicendoci se uno vuole fare la volontà di Dio, conosce se Dio sta parlando o no perché abbiamo dei riscontri nella nostra vita. Se vuole, gli insegnamenti di Gesù sono accettati da quelli che vogliono fare la volontà di Dio. Se no ci sono sempre mille scuse, ci sono sempre delle impossibilità, ci sono sempre degli ostacoli che ci permettono di non farlo. Ma perciò si chiama un cammino di fede. Perché noi sappiamo che ci sono degli ostacoli, ma sappiamo che con il Signore il mare si apre, le montagne si abbassano, le valli si alzano perché il Signore ci spiana la strada. Se vuole. Gli insegnamenti di Gesù sono accettati da quelli che vogliono fare la volontà di Dio. In altre parole, guardiamo nel capitolo 3 verso 11, così completiamo o mettiamo un'altra pietra per costruire quello che insieme stiamo dicendo. In verità, in verità... Ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Hmm. Ed eccoci qua un'altra volta che si divide. Se uno vuol fare conoscerà, se uno non vuol fare siamo due eserciti. Uno vuol fare e l'altro non vuol fare. Gesù che cosa fa? Un'altra volta dice, in verità, in verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Un'altra volta c'è una voragine, una divisione di chi parla di quelle cose che sono vere e dell'altra parte che non accetta. Fammici parlare con sta sorella, hai capito sorella, fratello. Un'altra volta Gesù dice, la, la dottrina che io porto, se vuoi fare la volontà di Dio, la conosci che viene da Dio. Altra parte qui dice, noi parliamo di quelle cose che sappiamo, però voi non accettate. Un'altra volta siamo in due parti opposte, chi accetta, chi non accetta. Gesù dice, noi testimoniamo di ciò che abbiamo visto. Che cos'è tu, noi, voi, chi fa, chi non fa? Che cos'è questa voragine che ci separa? Il tutto si divide in due categorie. Chi vuole e chi non vuole. La domanda mia è a te. Vuoi fare la volontà di Dio? Se sì, di Signore, sì, voglio fare la tua volontà. Cioè noi dobbiamo fare passi di fede e confermare al nostro cuore, schierarci dalla parte di Dio. Col cuore, con la mente, con la bocca, con il corpo: Sì, Signore, voglio fare la tua volontà. Alla domanda: vuoi fare la volontà di Dio? Vuoi dire sì insieme con me? Alziamo la nostra mano davanti al Signore. Confessiamo ancora oggi che noi vogliamo fare la volontà di Dio. Signore, vogliamo fare la volontà tua. Alza la mano, schierti dalla parte di Dio con tutto il cuore e gli dici, sì, Signore, io voglio fare la volontà tua. Fino in fondo, fino all'ultimo respiro della mia vita. Chi vuole e chi non vuole, ci dobbiamo chiedere, io dove sto? meno male che abbiamo già deciso che vogliamo stare dalla parte di Dio. Anche stasera lo abbiamo confermato e lo vogliamo confermare, perché tutto l'universo deve sapere che noi abbiamo deciso di seguire Cristo. Alleluia. Mi son deciso di seguire Cristo. Mi son deciso di servire Cristo. Mi son deciso di servire Cristo, il mondo no, non seguirò. Alleluia. Gesù parla quando dice noi e voi, leggiamo un'altra volta la, 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 la risposta di Gesù in verità, in verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto ma voi non ricevete la nostra testimonianza perché voi e noi? No, voi non accettate quello che diciamo noi ma noi, chi sono i noi? Gesù parla del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo parla degli Apostoli, parla dei profeti in effetti Lui è la parola che si rivolge a Nicodemo, il religioso, che è la sorgente delle tradizioni. Gesù, Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo, Apostoli, Profeti, lui stesso è la parola, dice noi, voi, chi è, chi sono voi? È una categoria che fa parte di... Nicodemo, la categoria dei religiosi, la categoria della cultura, la sorgente delle tradizioni. Nicodemo è il rappresentante di un'altra categoria. Quando Gesù dice noi e voi e sta parlando con Nicodemo, vuole dire la vostra categoria non accetta quello che è noi. C'è, questa è la differenza. Gesù, i profeti, gli apostoli, Dio dice, sappiamo, tu sei maestro e non sai. Leggiamo nel verso 10. Sono due maestri. Allora, chiariamo. Nicodemo va a Gesù e dice, tu sei un maestro venuto da Dio. Gesù dichiara a Nicodemo, tu sei un maestro della legge. Sono due maestri, due rappresentanti di due categorie. Uno che viene da Dio e che porta la verità di Dio e l'altro che è pieno di formalismo. Due categorie, questa è la differenza. Tu sei maestro, leggiamo il verso 10. Gesù gli rispose, tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? Tu sei maestro del sinedrio, tu sei maestro delle funzioni, tu sei maestro... Di tutte le tradizioni tu insegni queste cose e non sai per conoscere Dio dobbiamo cambiare maestro. Noi abbiamo due rappresentanti: Gesù che sa e Nicodemo che sa. Uno sa solo le tradizioni, le regole e così via. Gesù sa la vita. Sa tutto. Dobbiamo cambiare maestro, sore. Dobbiamo cambiare maestro. Gesù toglie il dubbio, Gesù toglie l'incertezza, Gesù ci dà chiarimenti. Guardiamo come opera nella vita di dei dubbiosi, degli scoraggiati, di quelli che non sanno la via, non conoscono il loro futuro, che sono pieni di dubbio lungo il cammino della loro vita, quando incontrano Gesù cambia tutto. Guardiamo in Luca capitolo 24 verso 13, ci sono due discepoli che camminano per la via, sono disastrati mentalmente, non sanno niente, non, non, hanno perso la fede, hanno perso tutto, sono perplessi, mesti, le cose non sono andate bene. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Maos, distante da, da Gerusalemme, 60 stadi. Quando tutto era finito, come in una tragedia. Da dove venivano questi due? Venivano da, guardiamo in Giovanni, capitolo 19, verso 25. Erano stati ad una scena terribile avevano seguito il maestro per tre anni e mezzo ed ora sono stati presenti si sono spostati nella città di gerusalemme perché così si spostavano come una volta quando si andava nella capitale si, ci volevano dei giorni per arrivare e così via ed erano stati lì per assistere ad una scena terrificante presso la croce di Gesù stavano là stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Uno di questi tornava da questa scena. Avevano visto crocifisso il maestro che era lì e mentre tornavano a casa. Possiamo comprendere davanti allo spettacolo, allo spettacolo della crocifissione se ne tornavano a casa. Come può capitare a ciascuno di noi che ci imbattiamo in scene tremende della nostra vita? Guardiamo nel verso 14. Non Giovanni ma Luca 24, 14 questi che camminano lungo il cammino della loro vita, come la nostra vita, camminiamo e ci succede una tragedia. E parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute, parlavano della crocifissione e parlavano della testimonianza, leggiamo nel verso 23, facevano i cronisti di ciò che era successo. Non dicevano, noi l'abbiamo visto crocifisso, siamo stati alla scena lì dove eravamo. Una delusione di quelle grandi perché non pensavamo mai che lo crocifiggevano. Una di queste era Cleopa, l'altro era Luca, dicono gli studiosi della Bibbia, che non ha messo il suo nome. Aveva partecipato ed era uno dei due perché si era avvicinato al Signore e poi ha scritto il Vangelo di Luca e il Libro degli Atti degli Apostoli ed è diventato missionario che spesso collaborava con Paolo. Era smantellato proprio, perché aveva cominciato a seguire Gesù, questo medico, e però poi la scena era terribile. Gesù crocifisso, l'abbiamo seguito, che cosa fa? Scoraggiati al massimo livello, però abbiamo un filo di speranza, leggiamo insieme. Parlavano di questo: non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate. Dicendo di avere avuto una, anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Parlavano della crocifissione e della testimonianza. Gesù aveva detto a Nicodemo nel capitolo 3 verso 11 di Giovanni, noi sappiamo, noi sappiamo, Gesù sa. Continuiamo a leggere, infatti in verità, in verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo. E testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Gesù dice, noi sappiamo. Guardiamo nel capitolo 24, verso 26 di Luca. Che cosa dice? Dice così. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? Verso 27 e cominciando da mosè da tutti i profeti spiego loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Gesù dice: noi sappiamo. Quando dice noi sappiamo, vuole dire sappiamo cosa hanno scritto i profeti, sappiamo cosa sono venuto a fare io, sappiamo il padre, il figlio e lo spirito santo, sappiamo cosa devono predicare gli apostoli. Sappiamo come si vive nel cielo, sappiamo che sono venuto a fare io sulla terra. Verso 32, guardiamo ancora. Gesù sa, perciò, quando noi passiamo dalla parte di Gesù, sappiamo anche noi. Se stiamo dalla parte di Nicodemo, dobbiamo cambiare maestro subito. Ed essi dissero l'un l'altro: non sentivamo forse ardere il, il cuore dentro di noi mentre Egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? Perché dobbiamo passare dalla parte di Gesù? Perché Gesù solo ci può e ci sa interpretare le scritture secondo Dio. Gesù solo sa spiegare. Hai fatto diventare Gesù il tuo maestro? Sore, frate, mo so parecchi anni che stiamo insieme. Ti voglio fare una domanda. Stai seguendo le direttive che troviamo nella parola del Signore? hai cominciato a far diventare Gesù il tuo maestro che ti spiega le sacre scritture, li comprendi e cominci a passare dalla parte di Dio e esci fuori dalla situazione artificiale che non ti porta nessun benessere nella vita. Sorei, non dobbiamo rimandare sempre, dobbiamo prendere a cuore quello che il Signore sta facendo e ci sta dicendo. Il tuo maestro chi è? Gesù? O oh, il sistema religioso è ancora Nicodemo. Signore ci Noi mentre perseveriamo nel voler conoscere la volontà di Dio, dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo prendere delle decisioni. Ma nel Vangelo è così: o si cammina o non si cammina col Signore. Gesù è il tuo maestro o è ancora Nicodemo? Ti voglio dare la mia testimonianza se ti può essere utile. Io da quando ho accettato Gesù Cristo nella mia vita, lui è il mio maestro. Mi trovo meravigliosamente bene. Ti posso dire la mia testimonianza? Io mi trovo bene. Con Gesù, mi trovo bene con Gesù. Prima di mettermi a leggere la sua parola, chiedo, Signore, fammi comprendere. Mentre sto leggendo, chiedo, Signore, fammi comprendere questo verso. Se mentre sto leggendo e sono in comunione con lui, Vedo che è molto arduo quello che sto leggendo e non comprendo. Mi fermo, chiudo gli occhi, chiedo al Signore, è già presente. Lui mi dà la giusta interpretazione. Poi, se arrivo un po', se arrivo su un verso che non comprendo, chiedo. Dico, Signore, ma questo verso che cosa vuole dire? Mi fa sentire di collegarlo ad un altro verso che mi dà l'interpretazione del verso che non capisco. Tutto questo il Signore lo fa a casa mia, questo maestro lo fa a casa tua. Nessun disagio della quarantena, della cinquantena, della sessantena, perché se noi abbiamo Gesù come Maestro, dove siamo, ci apriamo a Lui, invochiamo la presenza dello Spirito Santo. Egli ci parla. Questo è importante di sapere perché, se no, siamo disastrati. Poi qui lo facciamo insieme. Quando vengo qui per parlarti di quello che il Signore ha messo nel mio cuore, che cosa facciamo? Preghiamo un'altra volta che il Signore ci faccia comprendere. Ma Gesù come maestro, questo è. Tutti gli apparati di Nicodemo, tutta la categoria, non serve. Se vogliamo fare la volontà del Signore, conosciamo. Se quello che noi stiamo ascoltando, leggendo, meditando, viene da Dio o no, perché la luce dello Spirito Santo ci conferma. Non devi pensare se vado qua, se vado là, perché se no passi la vita disastrata. Devi riceverlo come tuo personale salvatore, Signore e Maestro, vai a Lui dove sei. A volte tanto è speciale quello che mi dà, che mi viene la voglia di lasciare la sedia, il tavolo e mi inginocchio vicino al divano per dire Signore quando sei grande, ma il Maestro è a casa dove sei tu? Tu con chi stai seguendo? Nicodemo o stai seguendo Gesù? Questa è la mia testimonianza. Qui, qui lo facciamo insieme. Tutti i Nicodemo che ci sono nel mondo sinceri vanno da Gesù. Leggiamo nel capitolo 3, verso 1 di Giovanni. se Sennò no, che è andato a fare Nicodemo? Si è accorto che Gesù è superiore. Noi abbiamo l'occasione di andare a Gesù dove siamo. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Si dice che era il più ricco di Gerusalemme, membro del Sinedio, la guida massima di Israele. Ci dice... Noi, voi, quando va Gesù, leggiamo nel verso 2, e gli venne di notte da lui e gli disse: Rabbi, rabbai, maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio perché nessuno può fare questi segni miracolosi che tu fai se Dio non è con lui. Nicodemo dice, come rappresentante della legge, rappresentante delle istituzioni, rappresentante di tutte le tradizioni che esistono nel top della conoscenza di Dio, nella città di Gerusalemme, che è la capitale di Dio, lui va da Gesù per dirgli tu sei un dottore venuto da Dio, io sono un dottore di qua, ma tu sei un dottore di là, tu sei venuto da Dio, tu sei diverso. Dice rappresentante, come rappresentante delle massime autorità in materia di religione, dice tu sei diverso da me. Il massimo che ci poteva essere Nicodemo, il massimo va a Gesù. E perché non ci dobbiamo andare noi? E lui va di notte non possiamo andare noi di notte e di giorno perché è dove siamo noi che per il soffio dello Spirito Santo parla la nostra coscienza guardiamo come consiglia a Nicodemo è un consiglio che serve pure a noi capitolo 3 verso 2 e venne di notte a Gesù Tuttavia alcuni hanno pensato che la visita notturna di Nicodemo a Gesù fosse in qualche modo simbolica, che lui era nelle tenebre e Gesù era nella luce. O che egli avesse deciso di andare da Gesù in quel momento per avere più tempo per stare con lui e parlare. Anche questo è buono. Se abbiamo un po' di tempo in più da stare con Gesù a parlare, impariamo molto di più. Tuttavia, la spiegazione logica sta nel fatto che, come capo dei Giudei, Nicodemo aveva paura delle conseguenze di essere visto conversare con Gesù. Non è caduto re. Non segui Gesù per timore dei giudei pure tu, per timore dei religiosi, per paura, per timore che ti cacciano fuori dalla chiesa dove sei, tradizionale. De devi andare a Gesù, non ti devi lasciare condizionare. Egli scelse la notte per avere un incontro clandestino con Cristo. E non rischiare di incorrere nella disapprovazione degli altri farisei che non apprezzavano particolarmente Gesù. Forse tu stai in un ambiente dove non apprezzano molto ciò che dice il Vangelo, nella semplicità del Vangelo, che puoi ricevere la grazia, che puoi ricevere la nuova vita, che puoi ricevere la nuova nascita. E che ci fai dentro? Abbiamo detto che se vuoi avere Gesù come maestro, devi lasciare Nicodemo come maestro. Se poi vuoi stare con Nicodemo, non puoi stare con Gesù, frate e sorelle. Se vuoi stare nelle tradizioni, nelle cose pompose, dove tutto sembra massificato, dopo tutto, tutto, tutto fumo e niente arrosto dobbiamo andare da Gesù dove siamo? non ti preoccupare dove sei, là lo trovi Gesù dice a tutti quelli che vogliono fare la volontà di Dio come abbiamo letto insieme in Giovanni 7,17 ascolta, che cosa dice Gesù? parla a noi stasera 7,17 se uno vuol fare la volontà di lui, se uno vuol fare la volontà di lui, conoscerà se questo insegnamento è da Dio o se io parlo di me. Serve anche per me per la domanda che faccio a te e la faccio pure a me. Se vogliamo servire Dio, conosciamo se ciò che stiamo dicendo viene da Dio o no. Abbiamo udito che bisogna cambiare maestro. Guardiamo in Luca 24, 13. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno in un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi. Erano pieni di confusione, non sapevano che cosa dovevano fare, non sapevano che cosa dovevano dire. Chi fu che gli chiarì tutto, come abbiamo letto nella parola del Signore? Gesù gli chiarì tutto. Leggiamo nel verso 27, poi leggiamo nel verso 32, perché abbiamo pochi minuti, sto per terminare. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, Gesù spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Guardiamo nel verso 32. Quando parla Gesù al nostro cuore, fa vibrare le corde del nostro cuore. Essi dissero l'un l'altro, non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre Egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture. Possiamo aggiungere la testimonianza di Pietro quando Gesù gli disse andatevene pure voi. Gesù rispose a chi ce ne andremo noi perché tu solo hai parole di vita eterna. E stasera qual è la risposta che ci dà il Signore? Leggiamo insieme in come risponde con Nicodemo. Questa è la risposta che serve a me e a te. Giovanni capitolo 3 verso 3. Non è se andiamo di qua e andiamo di là che concludiamo qualcosa. Gesù dice che per passare nella categoria di quelli che camminano con Dio, e lasciare la categoria di quelli che vanno solo per passare il tempo? Leggiamo insieme e questo è per noi tutti. Gesù rispose: In verità, in verità, ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Hai capito, Sore? Le due parti, uno che vuole fare la volontà di Dio e l'altra che non la vuole fare. Se non siamo nati di nuovo, le cose che noi parliamo sono spirituali senza la nuova nascita. Se uno non è nato nel mondo, non può amministrare le cose del mondo, non li vede le cose del mondo. Tu hai bisogno di nascere di nuovo perché è così leggiamo cosa dice il Signore. Non può vedere il regno di Dio. Non mi voglio dilungare. Devi cercare se non conosci il Signore perché ti faccia nascere di nuovo. Deve essere come un pallino nella tua mente. Signore, io voglio nascere di nuovo. Che devo fare per nascere di nuovo? Nicodemo così fece. Il Signore lo fece nascere di nuovo. Perciò c'è la testimonianza. Lo cambiò, lo trasformò. Il Signore ti vuole cambiare, ti vuole trasformare. Lo vuoi ricevere nel tuo cuore perché Lui che fa l'opera lo prendi come tuo maestro a partire da stasera. Ti metti insieme con Lui e parli, leggi la parola e gli chiede, Lui ti dà delle risposte. Preghiamo il Signore, alza la tua mano. Digi Signore stasera voglio nascere di nuovo per un atto di fede. Invocalo col cuore. E dice signore sono stato alla scuola di, alla scuola di Nicodemo fino a te, adesso non ho capito niente Stasera vengo a te e ti dico Perdonami Lava il mio cuore col tuo sangue Vieni nella mia vita Cambiami, trasformami Ti do il mio cuore Da questo momento voglio che tu devi essere il mio maestro E io voglio stare alla tua scuola Grazie per la tua parola, Signore. Amen. Amen. Vogliamo pregare per la nostra Italia per un attimo. La presentiamo al Signore, presentiamo coloro che sono insieme con noi. Noi gli dobbiamo spiegare molto al Signore. Aiutiamo quelli che il Signore gli ha messo nel cuore che tutti i giorni preghiamo per la nostra Italia, in modo che ci incoraggiamo, facciamo corpo unico perché Dio possa toccare. Tutta questa parte possa toccare tutti quelli che ci seguono via satellite. Signore, per amore del tuo nome, tocca e cambia, che il Signore possa toccare col suo Santo Spirito tutta la palla che gira, tutto il mondo dove arriva la tua parola possa portare freschezza, liberazione e cambiamento. E vogliamo sgridare questa forza malefica di questo virus nel nome potente di Gesù Cristo che sia smantellato tutto il suo potere e che lo Spirito Santo possa operare per, con un rinnovamento potente su tutto il mondo nel nome di Gesù Cristo. Glielo chiediamo insieme. Prendi nota dove abbiamo letto. Così poi vai a rileggere e troverai altra forza spirituale. Giovanni 7, 17, Giovanni 3, 11, Giovanni 3, 10, Luca 24, 13, Giovanni 19, 25, Luca 24, 14, Luca 24, 13, Luca 24, da 26 a 27, Luca 24, 32. Giovanni 3.1, Giovanni 3.2, Giovanni 7.17, Giovanni 3.3. Buona visione per le prossime dirette. Dio ti benedica. Ci vediamo domani mattina alle 10.30 per la solita visita pastorale. Pace e buonanotte.